Troppe volte abbiamo salito questi gradini su questo monumento per ricordare i caduti in Donbass, ma questo purtroppo è il destino e questa è la storia. Oggi commemoriamo un grande eroe, un grande compagno, un grande comandante, il comandante Marco. Non ci aspettavamo di doverci riunire qui per ricordarlo, ma la cosa più grande che possiamo fare è quello di proseguire la sua memoria e rammentare bene quello che sta succedendo in Donbass e nel mondo intero. Markov non era solamente un comandante, ma era un compagno, era un comunista. E in quanto tale è essenziale il lavoro che viene fatto in questi momenti per comprendere che oggi gli aspetti rivoluzionari sono certamente cambiati rispetto al passato, certe purezze di una volta oggi non possiamo più concederci, e quindi quello che diviene importante è l'interpretazione della realtà circostante, ed è quello e il lavoro che ha fatto Markov e che precedentemente fece Moskva. Comprendere che le rivoluzioni vanno incuneate in alcuni momenti storici che ci vengono dati, è da quel momento in poi che la nostra forza, la nostra energia può cambiare gli eventi insieme. No passaran! No passaran! No passaran! No passaran! No passaran! No passaran! Qualcosa che non volevo assolutamente fare, ma che sapevo che sarebbe successo. Io con Dobri perdo oltre che un compagno, un comandante, un fratello, una persona con cui ho condiviso 2 anni della mia vita, 2 anni molto intensi, che è difficile sintetizzare in un discorso. Ora Dobri sta in un cimitero di Alcis, un cimitero come tanti altri che sono in ex Unione Sovietica, un cimitero triste e grigio, come sono lì, oppure quel cimitero che esteticamente può essere anche brutto, paragonabile ad altri. Per me è uno dei posti più belli del mondo, non solo perché lì sotto ci sono tanti amici e compagni, ma perché quello davvero è ad oggi il monumento migliore all'antifascismo, dove riposano tanti eroi, perché quello sono, che hanno dedicato la loro vita a combattere contro il fascismo. Ottobre, dove sei mio comandante? Non senti la mia voce che ti chiama? Ottobre, dove sei mio comandante? Ancora abbiamo tanto da fare, vivere, lottare. No passaranno, no passaranno. Mio comandante, dove sei? Sono partito verso altre mete, altre stelle, ancora da scoprire, altri fiori da porgere in dono. Sono partito per altri cammini, ma non vi lascio davvero. Sono nel tuo e in altri cuori, e voi tutti nel mio. Non avere dubbi, che io non ne ho, ma sono partito. Non chiedere altro. Mio comandante, mio comandante. Tempi burrascosi ci attendono nei nostri rispettivi paesi, ma non dimenticheremo mai il popolo del Donbass, la sua storia e la sua lotta tra le betulle e le steppe. La loro lotta è la nostra lotta, la lotta di Dobri è la nostra lotta. Ci salutiamo dal profondo dei nostri cuori, specialmente i cari compagni e amici della carovana antifascista. Viva la solidarietà internazionale! No passerà! Io voglio ringraziare i compagni di padre di Stato che sono sempre presenti. A livello internazionale già è difficile far passare le nostre informazioni, ma in questi momenti proprio non se ne parla proprio. Devo ringraziarli proprio perché loro con grande tenacia sempre presenti sul pezzo. Ci ricordano che siamo in un mondo dove ci stanno grandi battaglie, grandi lotte dei lavoratori, ma ci stanno anche, come si può dire, il nostro nemico, quello più profondo, il fascismo, ma ce ne stanno altri, la vita, ci stanno altri, i cosiddetti padroni del vapore che oggi non si chiamano più padroni, ma sono sempre più padroni.